Dopo il lockdown, a Vicenza si fanno i conti delle vetrine accese e di quelle che si sono spente. Dall'inizio dell'anno e fino al 31 maggio, il saldo in città è positivo. C'è bisogno di notizie positive, questa certamente lo è. Alla luce dell'emergenza Covid, nei primi mesi dell'anno abbiamo un dato che evidenzia un saldo positivo tra aperture e chiusure, non solo in tutta la città, non solo nel centro storico, ma anche prendendo singolarmente alcune vie che sono state oggetto di attenzione mediatica e di polemiche talvolta strumentali, come il tratto nord di Corso Fogazzaro. Ebbene, in tutti questi tre campi il saldo rimane positivo. Insomma, il lockdown non ha ucciso il commercio come ci si sarebbe aspettati, ma attenzione a cantare vittoria. Per ora i negozi e i locali tengono, restano in piedi, reggono il colpo, ma se non arriveranno gli interventi promessi dal governo potrebbe esserci un'inversione di marcia. La coda dell'emergenza Covid si farà sentire, soprattutto se dal governo non arriveranno quei sostegni concreti, in modo particolare sulla liquidità a fondo perduto che necessitano le nostre imprese e le nostre partite IVA. Quindi rimaniamo assolutamente con i piedi per terra, va però evidenziato un dato che è assolutamente positivo. E allora restiamo ai numeri. In città 64 attività commerciali hanno aperto, mentre molte meno, 48 per la precisione, hanno chiuso. In centro storico a Vicenza 25 nuove vetrine accese, mentre 20 purtroppo hanno abbassato la saracinesca. Siamo in Piazza Biade, in questo momento potete vedere di fronte a noi una saracinesca abbassata, ma che presto si alzerà perché sta per aprire un nuovo bar proprio qui. Insomma, Vicenza ha un futuro davanti ed è tutto da scrivere.